Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24, il più figo di YouTube. O anche no. Oggi parliamo di una cosa che per me è davvero molto importante. È una cosa che farò tra poco e la volevo condividere con tutti quanti voi. Non so se avete mai sentito parlare di un cammino che è abbastanza famoso, si chiama il Cammino di Santiago de Compostela. È un cammino spirituale o religioso che viene fatto da Saint-Jean-Pied-de-Port, che si trova in Francia, fino a appunto Santiago de Compostela in Spagna. È stato sempre uno dei miei sogni fare questo cammino. Un giorno mio fratello, vedendomi lì, stavamo nella stanza insieme, mi dice: "Senti, Anto, ma ti andrebbe di fare il cammino di Santiago de Compostela?" Anche perché noi abbiamo sempre avuto questo desiderio entrambi di farlo, e io e lui siamo le persone più giuste per farlo insieme. L'abbiamo sempre detto, e mo vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non è stato mai possibile farlo. Ragion per cui, quando lui me l'ha detto, siccome tutte le condizioni si mettevano in modo tale da poter far sì che questa cosa succedesse, l'ho guardato e gli ho detto: "Sì, facciamolo." E dopo giusto 10 minuti abbiamo anche prenotato il volo. Quindi in pratica prenderemo un volo da Napoli per Tolosa, da Tolosa un treno che ci porterà a Saint-Jean-Pied-de-Port, e poi a piedi incominceremo questo cammino che ci porterà fino in Spagna, fino a Santiago de Compostela. In realtà non si concluderà lì perché arriveremo fino all'oceano. E per noi questa è una cosa super importante, per me ancora di più, perché lo vedo davvero come un cammino alla ricerca dei pezzettini miei persi per strada. Immaginatevi a piedi, due nazioni camminando. Partiremo il giorno 3 maggio e si concluderà questa nostra camminata, si concluderà un mese dopo, più o meno. Dovremo fare circa 30-40 km al giorno. Dormiremo per strada, dormiremo in castelli, in conventi, e partiremo ovviamente con un sacco, con uno zaino, col minimo indispensabile. Con me ovviamente porterò un diario di bordo, scriverò le cose che mi vengono per la testa, e lo stesso farà mio fratello, e non potrà mancare ovviamente la GoPro, perché non posso permettermi assolutamente di perdermi la possibilità di riprendere questa avventura che sarà magnifica, secondo me. Tra l'altro, questo desiderio è nato davvero tantissimi anni fa. Wow, tantissimi anni fa mi sento vecchio, ma ero quando incominciai l'università. Infatti, studiando spagnolo, vieni a conoscenza di questo Cammino di Santiago de Compostela, che tra l'altro poi ho scoperto è anche il primo pellegrinaggio religioso al mondo, cioè nel senso il più antico, è da lì che poi dopo sono nati tutti i pellegrinaggi. Ma vabbè, ma si fa, come vi dicevo prima, anche per una questione spirituale, non solo religiosa. E nulla, venni a sapere proprio di questa cosa attraverso il corso di Spagnolo 1 che feci col professor Antonio Nomdedeu, mamma mia, grande professore di spagnolo della prima annualità, del primo anno. Cioè, oddio, aveva fatto pure il terzo anno, che figata. Vabbè, comunque, ed ero così affascinato da questo cammino perché in realtà serve anche alla persona per riflettere un po' su se stesso, sulla multiculturalità, perché durante questo viaggio si incontreranno un sacco di persone di nazionalità diversa, di cultura diversa, e un po' più tutto a contatto con la natura, con la semplicità delle cose. Le cose semplici, secondo me, sono le più belle. E poi, qua con mio fratello, cioè, che cosa c'è di meglio di una cosa del genere? E quindi niente, partiremo con questo zainetto in spalla, massimo 8 kg, e poi vi dirò una cosa: dentro lo zainetto ci saranno due gambi, cioè due magliette, due pantaloni che poi tra l'altro si potranno anche, diciamo, scomporre, diventeranno pantaloncini, e pochissime cose, proprio perché dobbiamo limitare il peso, perché immaginatevi voi, wagyu, 30-40 km al giorno con 8 kg sulle spalle, deve essere abbastanza pesante. Infatti sono diversi mesi che mi sto allenando in palestra in funzione proprio di questo viaggio, e sono emozionato, mi piace, non vedo l'ora davvero, perché sento che tornerò davvero arricchito personalmente da una cosa del genere. Che più? Quindi vabbè, arriveremo a Tolosa 3, il 4 incomincerà da
da Saint-Jean-Pied-de-Port il vero e proprio cammino, e al termine del quale ci daranno una pergamena in latino, nella quale ci sarà scritto il motivo per il quale abbiamo fatto questo cammino, e ci viene riconosciuto a tutti gli effetti. Questo andrà poi negli archivi storici, del fatto che abbiamo fatto questa traversata internazionale a tutti gli effetti, perché Francia e Spagna, secondo voi varrà la pena? Secondo me sì, assolutamente, è una cosa meravigliosa, con la persona più giusta al mondo. E niente, sono felice, sono felicissimo. E poi sarà una figata, perché adesso mi sto organizzando, anzi, se avete qualche consiglio su come fare per minimizzare il peso, soprattutto in funzione dell'attrezzatura che mi porterò, GoPro e soprattutto come si chiamano le batterie che mi serviranno per poter ricaricare la GoPro, perché io ho una GoPro Hero Session 4, quindi quella là senza la possibilità di staccare la batteria è un po' un casotto, però quello ha passato il commento, quello. E vabbè, nulla, quindi se avete informazioni, stanno facendo casino. Se avete informazioni su questa cosa, l'unica cosa, sono felicissimo di partire, super felice. Però un po', secondo me, mi mancheranno le persone che restano. No, secondo me, cioè, sicuro, mi mancheranno le persone che restano qui. Ah, va, 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 va.